Signore e signori, cominciamo la seconda parte di questa festa. E una persona di questa gruppa oggi è qui e mi fa grande piacere che Ursula Pifaretti, che fa anche parte del comitato dell'iniziativa, Ursula Pifaretti adesso è qui. Salute Ursula. Bene, va bene. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti tutti qui in questo importante momento e saluto soprattutto anche i ticinesi che sono venuti appositamente qui per questa giornata. Sono molto lieta che siamo qui riuniti e vorrei dirvi perché io mi impegno per un reddito di base incondizionato. Io lo faccio per tre alti ideali. Uno è questo: vorrei sciogliere un dogma che abbiamo nella nostra società, che abbiamo da decenni, da cent'anni o anche di più, che è il dogma che solo se tu mi dai qualcosa, se tu mi dai del tuo lavoro, tu ricevi qualcosa. Ora oggi dobbiamo vivere tutti, non tutti hanno l'orto, dobbiamo comprare le nostre cose, i nostri viveri. Allora è giusto che questo dogma che solo se tu lavori per me io ti do perché tu puoi vivere, questo dogma va sciolto e questo tocca le idee. Dobbiamo cominciare a pensare che poter vivere, poter comprare la base per l'esistenza dovrebbe essere un diritto e io vorrei sciogliere questo dogma. La seconda cosa è che vorrei attivare l'autogestione di noi svizzeri e svizzere. L'autogestione in questo senso che non è lo Stato che ci concede qualche cosa, che ci dà quello che abbiamo bisogno, ma siamo noi tutti, cittadine e cittadini, a darlo a tutti gli altri, generosamente, senza guardare cosa fa quello lì con i soldi che riceve perché io ho detto di sì. No, devo badare per me, cosa ne faccio io? È una base per tutti, questo per me è importante, di essere autonomi noi che siamo lo Stato e non lo Stato che non conosciamo bene chi è poi o chi sia, ma noi lo concediamo a tutti gli altri e lo riceviamo dal consenso degli altri. Questo è il secondo ideale. E il terzo ideale è che vorrei che ognuno che lo desidera abbia la possibilità di stare tranquillo, di non essere costretto a sempre lavorare e correre, ma di stare tranquillo e chiedersi cosa volevo fare nella mia vita veramente, per che cosa sono qui, per che cosa voglio lavorare, cosa è la mia intenzione da quando sono cresciuta, cos'è il mio impulso vero per la mia vita di oggi. E se lo scopro, lo vorrò fare e allora avrò bisogno di questo importo di base. Allora, sciogliere un dogma, il dogma che solo lavorando o solo essendo poveri o disabili si abbia diritto ad un'entrata, sciogliere questo, fare un diritto per tutti, questo porta più libertà, questo porta una cultura migliore, questo porta un volontariato cosciente. Poi noi ce lo diamo, non lo Stato, questo aumenta la solidarietà e rende coscienti della possibilità di un'autogestione. Questo è il secondo. Trovare il proprio impulso per la vita propria e per tutti cosa fa?
Questo aumenta la responsabilità. Ognuno avrà più responsabilità per quello che sceglie lui a fare. Avremo tutti meno scuse, perché non c'è nessuno che ci schiaccia e ci preme. Ci sarà più innovazione, perché abbiamo la possibilità di fare le innovazioni, e ci sarà in generale, speriamo, più soddisfazione. Ecco perché io mi impegno per questo reddito di base incondizionato.